Se in Dante c'è tutta una serie di rimandi che capisco i professori possono assolutamente pensare di dover chiarire, per Ariosto poi è inutile, davvero inutile. Siamo davanti a una straordinaria fiaba dove accade tutto quanto, non devo sapere nulla. La lingua è una lingua anche diretta, semplice, mai goduta nell'eleganza. È il trionfo dell'immaginazione. Il territorio che voi avete visto anche venendo qua probabilmente ha ispirato fin da giovane l'Ariosto. Il suo animo sensibile di poeta, guardando le nostre colline, probabilmente è stato determinante per i suoi pensieri, i suoi scritti. Già fin da piccolo proprio era iniziato a queste bellezze del paesaggio, del bosco, della collina, dell'agricoltura. L'Ariosto è entrato nella mia vita perché tutta Ferrara ne è impregnata. E pattinare in Piazza Ariostea da bambino, con i pattini in Piazza Ariostea, dove al centro c'è la colonna con Ludovico Ariosto, col suo lauro in testa del 1833. L'Ariosto era il liceo Ariosto, dove ho fatto il liceo classico. L'Ariosto era casa dell'Ariosto, quella casa in Contrada del Mirasole. Badi bene che io sto in Contrada della Rosa, quindi sono Contrada della Rosa e Contrada del Mirasole, sono due vie intitolate a dei fiori, qualche segno del destino, ma insomma l'Ariosto era il divertimento del racconto puro, fine a se stesso, l'ippogrifo che volava. Era l'uscita dalla realtà. Vedi il Soratte splendere di nevi. Per noi che arriviamo in piena estate sotto la montagna laziale, i versi di Orazio restano lo stesso un richiamo del paesaggio che il grande poeta latino poteva vedere dalla sua casa fra i campi. Un paesaggio non troppo mutato da quei giorni di 2000 anni fa e chi avrà visto, ora è mezzo millennio, avvicinandosi nei suoi viaggi a Roma, il poeta Ludovico Ariosto. Poeti diversi, molto più immaginifico il nostro, ma con dei punti comuni, l'amore per la campagna e una vita sobria e solitaria, tinta di stoicismo. L'ironia e la saggezza che dal poeta delle satire passano all'autore ricordato per l'Orlando Furioso, ma che nelle sue satire trova il modo di raccontarci una vita serenamente infelice o felicemente inquieta. Cominciata in una tranquilla città della pianura emiliana. Già mi fur dolci inviti a empir le carte dei luoghi amenidi che il nostro reggio, il natio nido, n'ha la sua parte. Noi ci troviamo adesso al centro del Parco del Popolo o Giardini Pubblici. Questi sono i nomi con cui i reggiani conoscono quest'area verde. E siamo qua perché fino alla metà del XIX secolo, proprio su quest'area insisteva la cittadella, la fortificazione cittadina, sede del governo dell'amministrazione estense e sede anche delle forze armate e dei duchi d'Este. Nel 1472 arriva come governatore di Reggio un nobile ferrarese, Niccolò Ariosti. Ha 38 anni ed è un importante funzionario della corte degli Este. Arrivato a Reggio, conosce e immediatamente sposa
Daria Malagusti Valeri, di 20 anni, giovane, potremmo dire, ereditiera reggiana. Da questo matrimonio, giovedì 8 settembre 1474, nasce Ludovico Ariosto. Il nostro Ludovico è presumibile quindi che abbia visto la luce proprio nell'edificio sede di residenza del governatore. Edificio che è ricordato da un'epigrafe in marmo bianco scolpita con quello che rimane della cittadella, le due uniche pietre superstiti della cittadella di Reggio, e collocata nel luogo dove sorgeva il palazzo del governatore. Ludovico passa a Reggio 11 anni e si allontanerà con la famiglia nel 1485. Ed è quindi qua che forse Ludovico acquista quel senso dei giochi guerreschi, quella passione per le armi che poi tanto ammirevolmente trasmette nel suo poema. Cresce in pratica tra soldatacci, ma della vita dei soldatacci il nostro Ludovico trae solo gli aspetti, diciamo, più poetici e più avventurosi, non sicuramente gli aspetti più banali e quotidiani. Ma cos'era Reggio in questi anni di fine 400 in cui il nostro Ludovico cresce? Reggio era una grossa città ed era una città che godeva in quel periodo di un particolare benessere. Erano circa 80 anni che la città di Reggio era entrata a far parte del Ducato dell'Este, confinava a ovest col vicino Ducato di Parma ed era una città molto ricca perché godeva da almeno 70 anni della pace. La pianura reggiana, dunque, come sarà pianeggiante lo scenario ferrarese, una quinta teatrale non casualmente importante per Ludovico Ariosto. Noi siamo a Ferrara, nell'unico punto d'Italia dove non c'è interruzione dello sguardo di una montagna o di una colle o di un mare. Tutta l'Italia è all'occhio interrotta o da una collina o da una montagna o da un lago o da un mare. Ferrara è stampata in mezzo alla pianura padana, senza soluzione di continuità nello sguardo, in un vuoto assoluto. Non si vede niente. Io da bambino ho la nozione di queste sterminate cose di neve invernali e verde d'estate, con quella calura da guareschi nelle rive del Po, no? Cioè dove c'è una specie di dimensione infinita che in Italia non è molto italica, è sarmatico, russa. È allusiva a altri, allora viene il nesso, il vuoto chiama il dovere di riempirlo. La straordinaria attitudine a raccontar fole e a inventar fiabe, ma quanto più possibile intrecciate e che prolificano una dall'altra che è Boiardo e Ariosto, è il fantastico. Ecco, io credo che abbia un peduncolo nell'horror vacui della pianura padana. La pianura, ma anche le colline, quelle che circondano Reggio e diventando pian piano Appennini, rappresentano come la seconda anima, meno nota e appariscente e ricordata forse, ma bella come poche altre nel paesaggio italiano. Non mi si può della memoria torre le vigne e i solchi del fecondo Iaco, la valle, il colle, la ben posta torre. Erano allora gli anni miei fra aprile e maggio belli, cor l'ottobre dietro si lasciano. Qui siamo a Monte Iatico, nel comune di Albinea, una frazione vicino a Reggio Emilia, siamo a 10 km da Reggio Emilia, dove le colline cominciano ad accartocciarsi e a creare questo paesaggio meraviglioso. In questa proprietà, che era della famiglia Malaguzzi, genitori di Ariosto, nei primi anni del Cinquecento Ludovico passava qui alcuni momenti di villeggiatura quando
dalla calura della città si trasferiva con la famiglia in queste zone per il fresco, per la bellezza dei paesaggi, per la fertilità del luogo. Di questo ne dà testimonianza a età avanzata, quando governatore della Garfagnana, si ricorda dei momenti passati al Mauriziano e a Monte Iaco. Il fecondo Iaco, come lui descrive nella sua quarta satira. Le satire l'Ariosto le fa dopo l'aver scritto l'Orlando Furioso, perciò lui è in Garfagnana, in mezzo ai banditi, alla Morotto, in mezzo alle guerre. Lui non era un uomo d'armi, lui era un uomo di lettere e ci stava stretto in Garfagnana, e allora scrive queste lettere ai cugini Malaguzzi, richiamando appunto i luoghi a lui cari. Tra i luoghi del cuore di uno scrittore che sembra raccontarci meno di sé che della sua immaginazione, ve n'è uno che è il più importante di tutti, probabilmente. È alle porte di Reggio Emilia, questo luogo che a suggestioni reali unisce gli incanti della poesia e della memoria. Nella quarta satira, dedicata al cugino Sigismondo Malaguzzi, Ludovico Ariosto ricorda con piacevole malinconia i bei giorni trascorsi al Mauriziano. Siamo vicino a Reggio, a 3 chilometri dalla città, adesso praticamente periferia, allora aperta campagna, e il Mauriziano era una grande possessione della famiglia materna di Ludovico Ariosto, dei Malaguzzi. I Malaguzzi ne ebbero l'investitura nel 1432. Sappiamo che la possessione del Mauriziano era composta da una casa colonica a corte, da una residenza o villa delle delizie, da un mulino, da campi coltivati, da un giardino e anche da una fornace. Quindi una unità produttiva e completa in se stessa. Il tuo Mauriciano sempre vagheggio, la bella stanza e la rodano vicino, dalle naiade amato ombroso seggio, il lucido vivaio oltre il giardino si cinge intorno, il fresco rio che corre regando l'erbe, ove fa poi il molino. In questo luogo Ludovico ha trascorso probabilmente le estati della sua fanciullezza. C'è una sala vera e propria chiamata la sala di Ariosto, la stanza dei poeti, in cui un ciclo di affreschi ricorda tutti i vari poeti, sia dell'antichità sia contemporanei, e la sala degli Orazi e Curiazi, in cui si raccontano fatti della mitologia romana. Mio padre mi cacciò con spiedi e lance, nonché con sproni, a volger testi e chiose, e mi occupò 5 anni in quelle ciance. Ma poiché vide poco fruttuose l'opere, e il tempo in van gittarsi, dopo molto contrasto in libertà mi pose. È il padre di Ariosto, dunque, a spingerlo nelle braccia di un'università inutile e di una città che sarà invece decisiva nella sua vita. Una città che anche in relazione alla visionaria fantasia ariostesca si è definita sovente magica. Io la direi più metafisica che magica, cioè infatti la scuola della pittura metafisica è nata a Ferrara, De Chirico, Savinio, Carrà, Morandi erano in ospedale militare a Ferrara nel 1917, era la villa del seminario, erano dietro le prime linee, ricoverati qui, qui nacque la pittura metafisica. Magica nel senso che è come secondo me nella mia città volante, io la faccio volare in cielo Ferrara, perché c'è qualcosa che ha a che fare con la bolla di sapone in cui è chiusa la città. Io la città la vedo spesso in una dimensione rallentata del tempo, chiusa e sospesa in una specie di trasparenza perlacea, una bolla, con una grande separatezza dal contesto. Insomma, Rovigo, Padova, Bologna, le altre non hanno
quel qualche cosa, qui il tempo rallenta. Quindi ha un po' dell'utopia e quindi anche della sospensione magica, in questo senso che vince la metamorfosi del tempo, questo sì, che vince la distruzione, l'opera demolitrice del tempo. Sembra che il divenire qui rallenti fino a quasi a simulare talvolta l'essere. Ecco. Una città, Ferrara,